Ok. Maresciallo Vincenzo Lozito, stiamo seguendo con attenzione la sua vicenda in Croce Rossa. Ce la vuole riassumere cortesemente? Io sono un funzionario amministrativo, dipendente del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e sono stato in servizio al Comitato Regionale Abruzzo fino all'11 agosto 2008, dove la presidente è la professoressa Maria Teresa Letta, sorella di Gianni Letta. Perché fino all'11 agosto 2008? Cosa è successo dopo? Purtroppo dopo quella data sono stato trasferito. E perché è stato trasferito, maresciallo? Nello svolgimento del mio lavoro ho avuto modo di rilevare degli illeciti amministrativi commessi dalla presidente Letta. Quali illeciti? Nella gestione del Comitato Regionale Abruzzo avvenivano delle anomalie gestionali commesse dalla presidente Letta in quanto firmava, senza averne alcun titolo, della documentazione contabile che non era proprio di sua competenza. Vi erano mandati di pagamento, reversali di incasso e quant'altro. Inoltre gestiva a sua firma due conti correnti intestati alla Croce Rossa Italiana e non lo poteva assolutamente fare. Ma quando lei ha riscontrato questi illeciti, che cosa ha fatto? In un primo momento li ho immediatamente segnalati ai vertici nazionali della Croce Rossa Italiana e purtroppo, non ricevendo nessuna risposta, ho inoltrato le regolari segnalazioni alle autorità competenti, quali Guardia di Finanza, Corte dei Conti e la Magistratura. Nello specifico, quali illeciti ha denunciato? Oltre a non rilevare la presenza in sede della documentazione contabile, ho avuto modo di visionare la presenza di due protocolli paralleli, dove uno ufficiale era del Comitato Regionale Abruzzo, mentre l'altro era gestito dalla professoressa Maria Teresa Letta con un numero che non era conseguenziale a quello normale. Tra le altre cose c'era anche una doppia carta intestata dove una ufficiale del Comitato Regionale Abruzzo, mentre l'altra aveva riportato il numero del fax che non era corrispondente a quello del Comitato Regionale, appositamente per sviare la documentazione in entrata. Altra cosa gravissima è che la signora Maria Teresa Letta era presidente del Comitato Regionale Abruzzo e allo stesso tempo responsabile amministrativo del Comitato Locale di Avezzano, una unità sottordinata con una carica incompatibile al 100%, in quanto il controllore e il controllato erano la stessa persona e il regolamento di amministrazione non lo prevede assolutamente. L'Italia della disinformazione. Era presidente regionale, dunque non lo è più? No, non lo è più. La Croce Rossa Italiana è stata tutta quanta commissariata e la presidente Maria Teresa Letta attualmente è stata nominata commissario regionale Abruzzo. Maresciallo, ma le sue denunce hanno sortito qualche effetto? Diciamo di sì. A seguito appunto di queste denunce, il 14 marzo 2008 c'è stata un'ispezione amministrativa presso il Comitato Regionale Abruzzo da parte del Collegio Unico dei Revisori dei Conti, che giunti all'ora di pranzo hanno abbandonato l'ispezione per andare a pranzo con la professoressa Maria Teresa Letta. Al ritorno hanno sospeso l'ispezione e sono rientrati a Roma dicendo che sarebbero venuti il giorno dopo. Da allora non li ho più visti. Ma solo questo hanno sortito come effetto le sue denunce? No. Mentre io sono stato trasferito in Umbria ad Assisi, anche tre direttori regionali hanno subito la stessa conseguenza per aver rilevato e segnalato gli stessi illeciti amministrativi, di cui uno è andato in Val d'Aosta, un altro è stato trasferito in Trentino Alto Adige e l'ultimo nel Lazio.
Quindi lei adesso lavora ad Assisi? No, io a seguito della problematica e dello stress accumulato per tutti gli eventi che ci sono stati, ho avuto un infarto. E a seguito di questo infarto ho subito un delicato intervento chirurgico con l'applicazione di 3 bypass. A seguito della malattia ho effettuato un lungo periodo di convalescenza che si è interrotto con la visita del collegio medico della Croce Rossa, che mi ha giudicato idoneo a riprendere servizio, però svolto nella propria zona di residenza. E premetto che io sono residente in Abruzzo e non in Umbria. Dunque, maresciallo, lei adesso cosa sta facendo in Abruzzo? Purtroppo io in Abruzzo non sto lavorando, in quanto con l'assegnazione nella regione Abruzzo dovevo prendere servizio in una sede vicino alla mia zona di residenza. Tutto questo non è stato possibile perché io attualmente sono tenuto a casa senza lavorare, perché la Croce Rossa Italiana non mi assegna in una sede della mia zona di residenza. Ma da quanto tempo non lavora? Io non lavoro dal 29 settembre 2009 e inoltre, da parte del commissario straordinario Francesco Rocca, commissario della Croce Rossa Italiana, ha avviato una richiesta presso il mio comando militare di avviare la procedura per un provvedimento disciplinare di Stato nei miei confronti. Il colonnello Roberto Orchi, ispettore nazionale del Corpo Militare, non ha ritenuto opportuno agire nei miei confronti. Ed allora è stato anche lui prontamente rimosso. Il suo successore, il colonnello Lupini Gabriele, appena insediato dal 1 marzo 2010, ha ricevuto anche lui, sempre dal commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, l'avvocato Francesco Rocca, la comunicazione di avviare un secondo provvedimento disciplinare di Stato nei miei confronti, e questa volta per non essermi presentato ad Assisi. Ma io ad Assisi non posso andare, in quanto il collegio medico ha stabilito che io devo lavorare nella mia zona di residenza, e io non risiedo in Umbria, io risiedo in Abruzzo. Ma questa cattiva gestione della Croce Rossa è circoscritta solo all'Abruzzo? No, in tutta Italia. Come è stato riportato da diversi quotidiani nazionali e in ultimo dalla rivista L'Espresso. Maresciallo, dunque lei non è solo in questa battaglia? Fortunatamente no, perché come me altri colleghi hanno avuto il coraggio di rilevare gli illeciti e di denunciarli, e purtroppo come me sono stati puniti, demansionati e trasferiti. Io sto facendo questa battaglia per il bene della Croce Rossa e confido molto nella magistratura. Salve a tutti, io sono il maresciallo capo Vincenzo Lozito e sono in servizio al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Il mio discorso e la mia figura si riaggancia a quello che ci ha detto l'amico di Ammazzateci Tutti, e condivido in pieno quello che lui dice, ovvero di denunciare e tirar fuori, far portare a conoscenza della gente quello che realmente c'è. Quindi la mia storia, anzi quello che mi sta succedendo, non è altro che la conseguenza
di questo denunciare. Vi spiego in linea di massima. Il mio lavoro, ovvero il mio incarico, è stato quello di essere assegnato in una unità della Croce Rossa, specialmente in Abruzzo, per la gestione amministrativa e il controllo di fondi pubblici, in quanto la Croce Rossa, come ben sapete, è un ente pubblico che vive di denaro pubblico, quindi amministra fondi vostri, fondi nostri. Nel mio lavoro di controllo, nella gestione amministrativa di questo comitato regionale Abruzzo, ho avuto modo, purtroppo, di rilevare una gestione, io la chiamo una gestione fai da te, una gestione alquanto autonoma e al di fuori di tutti i parametri della pubblica amministrazione, di una gestione corretta della pubblica amministrazione. Questa gestione veniva svolta, e tuttora lo fanno, da un presidente, ovvero l'organo politico che è la persona non preposta alla gestione amministrativa di questo ente. Questo organo politico, senza alcun titolo, gestiva tutto: mandati di pagamento, reversali di incasso, tutto ciò che era amministrazione, in modo autoritario e senza nessun iter burocratico. Nel mio lavoro ho avuto modo, appunto, di rilevare, ho riscontrato questi gravissimi illeciti amministrativi e, giustamente, essendo io la persona preposta a questo, ho provveduto immediatamente a segnalare queste anomalie, in un primo tempo ai vertici centrali di questo ente, quindi mi sono rapportato con i miei superiori e con oltretutto i superiori civili, in quanto io militare, dell'ente. Non ricevendo alcuna risposta alle mie segnalazioni, giustamente, in base al nostro articolo, anzi all'articolo della pubblica amministrazione, articolo 48, che dice: qualora venga rilevato oppure vengo a conoscenza di un illecito, sono tenuto a denunciarlo alle autorità competenti, in quanto altrimenti potrei essere io complice. Ho provveduto, dicevo, non ricevendo risposta dalla pubblica amministrazione, dai vertici, a segnalarlo alle autorità competenti, quale la magistratura, la Corte dei Conti e al nucleo della Polizia Tributaria e della Guardia di Finanza, in quanto preposti al controllo di questo. Purtroppo dico, questo mio gesto ha fatto sì che fossi oggetto di una serie di ritorsioni. Adesso viene un pochettino il nocciolo della situazione. Premetto una piccola cosa. Il presidente di questo comitato, quindi del Comitato Regionale Abruzzo, che gestisce autonomamente tutti i fondi pubblici che sono della tipici della Regione Abruzzo e qualcosa non solo, il presidente, dicevo, di questo ente è la professoressa Maria Teresa Letta, è la sorella di Gianni Letta, l'attuale sottosegretario. Io, giustamente, non è che una persona è diversa dalle altre, per me sono tutte quante uguali, ho provveduto appunto a denunciare. Da allora è cominciata una guerra contro di me, una cosa allucinante. Non solo le mie denunce, io dico che hanno, cioè sono, non dico che sono ferme, stanno in qualche scrivania e la magistratura, dove c'è, cioè una istituzione in cui io confido molto, purtroppo ha, diciamo, un sonno indotto, sta là in attesa che queste carte vengano fuori. Io ho prodotto una serie di documenti che
diciamo, li considero documenti scottanti, ovvero ci sono le prove concrete di questa gestione, ovvero se io ho denunciato i mandati di pagamento, quindi uno sperpero di denaro pubblico amministrato senza titolo, perché? Perché ho prodotto questi mandati di pagamento dove sono firmati appositamente da questa signora che senza alcun titolo gestisce tranquillamente la cosa pubblica. In più, durante i miei rilievi sono venuto a conoscenza che sempre questa signora gestiva due conti correnti della Croce Rossa Italiana, li gestiva a sua firma, quindi con la sua firma movimentava questi fondi pubblici. Ho rilevato sempre questo e le ho denunciato, è cominciata una vera e propria guerra nei miei confronti. Come è stata questa guerra e queste ritorsioni? In un primo momento, nella denuncia dei primi illeciti, io sono stato trasferito una prima volta da autorità, di punto in bianco, dalla sera alla mattina, e parlo del 1 febbraio 2007, io ricevo una comunicazione la sera con trasferimento urgente immediato dalla mattina successiva, dovevo prendere servizio in un'altra sede perché in quella sede avevo scoperto una serie di illeciti e quindi sono stato trasferito immediatamente da autorità. Questo mio trasferimento da una unità, diciamo, sottordinata mi porta in una sede un pochettino, la stanza dei bottoni, perché vengo trasferito da questa unità piccola nella sede centrale del Comitato Regionale Abruzzo, dove la presidente, dicevo, è questa professoressa Maria Teresa Letta. In un certo senso poteva essere una promozione, perché sarei andato in una struttura, quindi con un livello superiore. Ma questo poi ho capito a che cosa serviva. Serviva in questo senso, cioè questa persona da qua la portate da me, che adesso provo io a piegarvi. Purtroppo io per natura non sono così, ovvero a me piacciono le cose giuste, le cose serie, e sono per la legalità e la trasparenza, quindi a me non è che portandomi lì mi faceva paura, provato delle pressioni, quindi cioè non è che a me riesce a piegarmi. Io ho seguitato a fare il mio lavoro. E che cosa è successo? Che in questa unità centrale è venuto fuori 4, 5, 6 volte di più quello che avevo rilevato nel piccolo, quindi quello che io prevedevo. Che cosa è successo? In questo ente superiore sono venuti fuori dei gravissimi illeciti che immediatamente ho dovuto assolutamente denunciare, in quanto vi era una gestione di denaro molto 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 forte, e questo comportava una movimentazione particolare che non poteva assolutamente essere coperta, cioè una cosa così sfacciata che chiunque se ne sarebbe reso conto, però c'era il quieto vivere, nessuno faceva niente. Dopo numerose segnalazioni, denunce, ho fatto di tutto, cioè ho delle carte pazzesche, che cosa succede? Succede, forse perché non ne potevano più, riesco ad ottenere una ispezione da parte della Corte dei Conti, ed esattamente il 14 agosto 2008 riesco ad avere questa ispezione presso la sede. Si presentano presso la sede della direzione dove io avevo denunciato questi illeciti 3 ispettori della Corte dei Conti. Giustamente, come normalmente fanno, chiudono l'ufficio, viene sigillato l'ufficio, cominciamo a tirare fuori tutte le carte perché volevano evidenziare e rilevare quello che io avevo segnalato. Cominciamo a visionare le carte, viene fuori di tutto. Ovviamente le prove erano quelle, cioè ci stavano gli illeciti, erano presenti, anche se avevano nascosto delle carte, comunque riusciamo a vedere queste carte, riescono a visionarle. Mentre si sta lavorando, arriviamo all'ora di pranzo, quindi si fanno le 12:30, l'1 meno un quarto.
A un certo punto l'ispettore che stava in stanza con me, perché ci avevano diviso a me e l'altra, il direttore regionale ci avevano divisi, ci dice: guardi maresciallo, siamo arrivati all'ora di pranzo, interrompiamo un attimo e riprendiamo dopo, ci mancherebbe. Ho fatto: come non ci mancherebbe? Usciamo dalla stanza, che cosa succede? Una sorpresa che sono rimasto proprio di ghiaccio. Nel corridoio c'era la signora presunta indagata, quindi colei che aveva commesso gli illeciti, che era venuta a prendere gli ispettori e se li è portati a pranzo. Ci ha lasciato a me e l'altro, il direttore, dentro l'ufficio, scusate il termine, come due scemi, infatti siamo andati a prenderci un panino, perché la signora si è portata gli ispettori in un ristorante all'Aquila. Abbiamo aspettato con la santa pazienza che tornassero questi ispettori, nel frattempo avevamo tutte le carte lì, l'ufficio era chiuso. Arrivati all'incirca verso le 14.30, alle 15 meno qualcosa scarse, rientrano questi ispettori da soli, senza la signora. La prima cosa che fanno nel corridoio, quindi non entrano nemmeno dentro gli uffici, mi fanno: maresciallo, scusi, siccome si è fatto tardi, abbiamo dei problemi, dobbiamo rientrare urgentemente a Roma, però veniamo domani o nei prossimi giorni, stia tranquillo che sistemiamo tutto. Allora dico: scusate, la norma prevede che durante un'ispezione si stila un verbale, cioè c'è un resoconto da fare, c'è un... tranquilli, facciamo tutto quanto domani o al massimo dopodomani. Va bene, faccio finta che non so niente. Ok, se lo dite voi. Sospendono l'ispezione, vanno via, 14 marzo 2008, ad oggi non li ho più visti. Finita l'ispezione è rimasto tutto come stava, tutto illecito prima, illecito adesso perché non sono più venuti. Che cosa è successo? Giustamente ho aspettato io qualche giorno, ho aspettato qualche settimana, ho segnalato questo comportamento particolare di questi signori. Sapete che cosa ha comportato questa mia denuncia ulteriore del comportamento di questi signori? Una querela per calunnia da parte dei revisori nei miei confronti. Ovvero, questa querela mi porta ad un processo che lo avrò il 23 giugno al tribunale qui a Roma, dove mi stanno querelando per calunnia, perché dice il testo che lì li accusavo falsamente pur sapendoli innocenti. Io ho segnalato il loro comportamento e ho avuto una esternazione particolare sul blog, sul mezzi stampa. Li ho giudicati degli esseri immondi per il loro comportamento. Questa parola ha fatto sì che la giustizia italiana prendesse in considerazione quello che hanno prodotto questi signori, nei miei confronti mi hanno querelato per calunnia, e sapete benissimo che la calunnia è un reato abbastanza grave che comporta, come è scritto, da 2 a 6 anni di carcere. Tutto questo perché? Perché c'è un ordine tassativo da parte, non so di chi, da una regia perfetta, di destabilizzare la mia persona, la mia figura. Che cosa è successo nel frattempo, a seguito sempre di queste denunce e di queste ispezioni? Io sono stato trasferito dopo un anno e mezzo, quindi dopo il primo trasferimento, una seconda volta, sempre da autorità, e questo l'11 agosto 2008. Sono stato trasferito per la seconda volta da autorità, e questa volta mi hanno trasferito da autorità, ripeto, in Umbria, fuori regione, e mi hanno dato, si parla chiaro sul trasferimento, io la chiamo un'interdizione, ma sta scritto in termini tecnici, ovvero io non posso più occuparmi dell'amministrazione civile, ovvero io non posso più controllare in qualsiasi sede vengo inviato tutto ciò che è amministrativo, gestione amministrativa dei civili. Dice: tu sei militare, quindi devi lasciar perdere, cioè non devi vedere niente di quello che cosa succede nell'amministrazione. Non contento di questo, perché io il secondo trasferimento l'ho impugnato lo stesso, perché non esiste, perché è stato motivato, pensate, per incompatibilità ambientale.
Cioè il secondo trasferimento parla di incompatibilità ambientale, scritto nero su bianco. Si chiede l'immediato trasferimento del maresciallo Lozito Vincenzo per incompatibilità ambientale. Tutto questo però ha una parte, diciamo una regia prima, perché sono venuto in possesso di altra documentazione. Questa signora, la professoressa Maria Teresa Letta, ripeto, sorella di Gianni Letta, per come si comporta, cioè per la sua sfacciataggine, ha avuto modo, e questo è un documento pubblicato tranquillamente, quindi lo dico e lo potete constatare, ha scritto una lettera su carta intestata a sua firma chiara al mio comando militare, quindi al mio comandante, prima di questo trasferimento, dove dice nero su bianco: visto il favore, caro colonnello Tizio e Caio, visto il favore che ti ho fatto per quel tuo militare in cui sono intervenuta in prima persona positivamente, adesso ti chiedo di trasferirmi immediatamente il maresciallo capo Lozito Vincenzo, che mi sta creando problemi in Abruzzo. Tanti saluti e che si possa fare un tranquillo Natale, perché era prima del Natale. Firmato Maria Teresa Letta. Cioè una cosa allucinante. Di lì a poco, ecco il secondo trasferimento. Ma non è finita qua. A seguito sempre delle denunce, io sto cercando di ottenere giustizia, quindi nelle sedi giudiziarie sto cercando di fare di tutto e sto pubblicando, sto dichiarando pubblicamente quello che succede, sto rendendo pubblico quello che tutto lo schifo che purtroppo c'è. Sono stato oggetto di due provvedimenti disciplinari di Stato, cioè non è un semplice provvedimento disciplinare, due provvedimenti disciplinari di Stato. Tutto questo perché? Per cercare di trovarmi un minimo per potermi licenziare. Così è finita la storia del maresciallo Lozito che sta denunciando. Ultima ciliegina sulla torta, nel senso che io adesso sto cercando di battere e preparare una documentazione, quindi con i legali, purtroppo con costi, sapete benissimo quando viene, quindi ho due ricorsi al TAR. Uno al Consiglio di Stato e adesso quest'udienza il 23 di giugno. Ciliegina sulla torta, dicevo, il 26 maggio sono stato convocato dal Comando Generale Esercito presso una caserma dell'Aquila, la caserma Pasquale all'Aquila, che per competenza mi hanno dirottato là, dove mi è stato notificato un ulteriore avvio di processo, questa volta per diserzione. Mi hanno contestato la diserzione e la rivelazione di segreto militare per aver esposto pubblicamente quello che sta succedendo, che di segreto militare non c'è niente, perché io sto denunciando gli illeciti della pubblica amministrazione civile, tra le altre cose. Quindi mi è stato notificato questo ennesimo provvedimento. L'8 sto preparando una memoria difensiva, perché purtroppo il processo militare è diverso dal processo civile, è un pochettino più ingarbugliato e un po' particolare, dove ti puoi difendere, no, non puoi fare niente. Ho preparato, giustamente quello che mi stai, una memoria difensiva, la sto preparando, che l'8 mattina mi devo presentare presso il Comando Generale Esercito all'Aquila, presentare questa memoria difensiva e attendere l'esito del provvedimento da parte dell'esercito, che onestamente già do scontato, colpevole. Questo perché? Perché vogliono, e questa è la regia perfetta, che io poi faccia l'eventuale ricorso al TAR, perché io poi potrò appellarmi in qualcosa che, anche se non perché vedo gli altri due che stanno fermi là, io dovrò appellarmi al TAR, fare ricorso per questo improprio, diciamo, provvedimento. Che cosa comporta questo ricorso al TAR? Ulteriori spese. Difatti la regia è questa: cercare di rendermi proprio
diciamo, povero per evitare di fare le denunce. Cioè, le ritorsioni nei miei confronti per aver fatto le denunce su illeciti commessi dalla sorella di Gianni Letta, e non me ne vergogno a dirlo, sono queste. Questo significa denunciare, e questo significa denunciare determinate persone con carte alla mano. Io ho prodotto dei documenti che non c'è bisogno di un magistrato, di un avvocato per vedere quello che cosa è stato commesso. Ho prodotto documentazione valida, eppure le mie denunce ferme là. Stanno cercando in tutti i modi di farmi stare zitto. Ma io andrò avanti fino a quando ne avrò forza e cercherò in tutte le sedi di denunciare quanto mi sta accadendo e quello che ho scoperto. E per questo... E per questo ringrazio tutti coloro che mi danno possibilità di parlare e anche e soprattutto gli amici di Beppe Grillo di Roma che mi stanno sostenendo molto, il popolo viola, in questa mia battaglia, che non è una battaglia personale, è una battaglia per tutti quanti, per far chiarezza nella pubblica amministrazione e di quello che succede nella pubblica amministrazione. Grazie. Vincenzo Lozito. Parliamo di Abruzzo. In Abruzzo lui è testimone di anomalie sulla gestione di fondi nel post terremoto dell'Aquila, quindi una vera porcheria. Lui denuncia presunte irregolarità ai danni del comitato Croce Rossa Italiana regionale d'Abruzzo, irregolarità compiute da parte del presidente che firmava, pensate un po', dei mandati di pagamento e quant'altro, contrariamente a tutti i regolamenti di amministrazione pubblica, che prevedono in realtà che tali compiti spettino solo al direttore regionale. Allora cosa fa il nostro maresciallo capo? Denuncia i fondi mossi senza questa competenza, ovviamente viene trasferito, poi è stato pure querelato per quanto scrive nel suo blog. Allora l'hanno trasferito, gli hanno bloccato lo stipendio, la Croce Rossa Italiana l'ha denunciato per diserzione aggravata al tribunale militare, probabilmente lo volevano zitto, ma per nostra fortuna lui è Lozito. Vai. Salve a tutti, sono il maresciallo capo Vincenzo Lozito del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. La mia storia è stata già diffusa su alcune testate giornalistiche e anche sul blog di Beppe Grillo, ma ve la racconto ora in sintesi, avvalendomi di questi appunti che ho preparato a mente fredda, per non farmi prendere dall'emotività e dire cose che posso rappresentare solo nelle sedi giudiziarie competenti ed evitare di dovermi difendere da eventuali e ulteriori querele che, oltre a procurarmi altro stress, hanno prosciugato tutti i miei risparmi di una vita per sostenere i costi degli avvocati. Lavoro nella Croce Rossa Italiana e fino all'11 agosto 2008 ero in servizio come funzionario amministrativo nel Comitato Regionale Abruzzo all'Aquila, presieduto dalla professoressa Maria Teresa Letta, sorella del sottosegretario di Stato Gianni Letta. La Croce Rossa, come molti di voi sapranno, è un ente pubblico, finanziato attraverso i contributi che ogni anno i ministeri preposti erogano, quindi parliamo di soldi nostri. Come gli altri enti, la Croce Rossa è un organo politico che stabilisce gli obiettivi, è un organo amministrativo che ha il compito di organizzare e gestire le proprie attività. Quindi l'organo politico non può e non deve entrare nella gestione amministrativa e non può gestire risorse e denaro. Durante la mia attività ho rilevato che la presidente del Comitato Regionale Abruzzo, professoressa Maria Teresa Letta, non svolgeva la sua funzione in modo conforme alla legge e ai regolamenti, occupandosi anche dell'attività prettamente amministrativa, tra cui la gestione autonoma e tutt'altro che trasparente del denaro pubblico, con ben due conti correnti della Croce Rossa Italiana gestiti a sua firma. Perché parlo di gestione autonoma e non trasparente? In primis perché tale gestione compete solo al direttore regionale e quindi non alla signora Letta. Ed in secondo luogo perché avevo riscontrato che presso il comitato non vi erano i libri contabili, non vi era il partitario delle fatture. Inoltre veniva utilizzato dalla stessa Letta un protocollo parallelo
e carta intestata con numero di fax non corrispondente alla sede del Comitato Regionale CREA Abruzzo, appositamente per sviare posta in entrata, come ad esempio le fatture. Queste attività venivano svolte dalla signora Maria Teresa Letta in maniera indisturbata e autoritaria. Avevo anche rilevato che la stessa Letta rivestiva un doppio incarico, che oltre ad essere presidente del Comitato Regionale CRI Abruzzo era anche responsabile amministrativo del Comitato Locale CRI di Avezzano, cioè controllore e controllato erano la stessa persona. Dopo aver richiesto di ripristinare tale situazione, non avendo avuto alcun riscontro, mi sono sentito in dovere di segnalare queste gravi anomalie ai competenti organi della sede centrale della Croce Rossa Italiana. Dopo numerose segnalazioni giunse finalmente un'ispezione da parte di 3 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che si è conclusa purtroppo con un pranzo di questi revisori con la stessa Maria Teresa Letta. Ho provveduto a denunciare, oltre a tutte le anomalie riscontrate, anche questo fatto increscioso alla Corte dei Conti regionale dell'Aquila e alla Procura Generale di Roma, oltre alla Procura della Repubblica, ed ancora attendo fiducioso un riscontro dal 14 marzo 2008. Vista la situazione, ho reso pubblico l'accaduto e da quel momento è iniziato il mio calvario. Sono stato querelato per calunnia da tutti e 7 i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e non dai soli 3 revisori che sono venuti a fare l'ispezione. Dopo 2 rinvii presso il Tribunale di Roma avrò il 13 ottobre prossimo l'udienza. Per tale querela sto rischiando addirittura il carcere. Tutte le persone che nel frattempo hanno provato a riorganizzare la gestione del Comitato Regionale Abruzzo sono state puntualmente rimosse. Ben 3 direttori sono stati trasferiti, anch'io sono stato trasferito a circa 300 km da casa mia per la seconda volta e sempre da autorità. Abito ad Avezzano, un comune in provincia dell'Aquila, e mi hanno trasferito ad Assisi. Nonostante il parere contrario del Collegio Medico della Croce Rossa Italiana, in quanto nel frattempo, a causa dello stress per questa situazione, ho avuto un infarto con l'applicazione di 3 bypass. Pensate, la Croce Rossa mi ha trasferito da autorità per la seconda volta quando mi trovavo ancora in sala rianimazione. Nel frattempo il commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, l'avvocato Francesco Rocca, oltre a querelarmi anche lui per diffamazione, ha avviato a mio carico ben 3 provvedimenti disciplinari di Stato e attendo ancora l'esito. Da luglio mi hanno sospeso lo stipendio. Volete sapere il perché? Perché visti i miei noti problemi di salute non mi sono recato presso il comando di Assisi, non potevo fare circa 600 km al giorno tra andare e tornare, ero convinto che bastasse il parere contrario al mio trasferimento emesso dal Collegio Medico della Croce Rossa, ma mi sbagliavo. Solo poco tempo fa ho saputo che il parere del Collegio Medico non è considerato dalla Croce Rossa e la Procura Militare, su loro richiesta, mi ha anche indagato per diserzione aggravata. Quindi non ho potuto far altro che obbedire all'ordine di trasferimento per non essere licenziato. Da qualche tempo lavoro ad Assisi e per evitare di stressarmi troppo utilizzo un camper. Non ho la possibilità di pagarmi l'affitto di una casa ad Assisi, ho già un mutuo e i figli all'università. Dormo e mangio in camper, non posso seguire la terapia medica, sono accampato sotto la sede di Assisi e questo, come potete ben immaginare, non giova certo alla mia salute. La Croce Rossa Italiana mi sta anche richiedendo le somme che ritiene di avermi impropriamente erogato, che ammontano a 22.000 euro. Questo perché per diversi mesi la mia patologia mi ha costretto ad astenermi dall'andare a lavorare ad Assisi. Proprio per questo motivo ho chiesto tante volte all'amministrazione di assegnarmi in una sede più vicina alla mia abitazione per poter continuare ad essere seguito dal mio cardiologo di fiducia. Nessuna risposta mi è mai pervenuta, se non la diffida a raggiungere immediatamente la sede dell'Umbria. Da qualche tempo lavoro ad Assisi, anzi sto ad Assisi, senza fare niente, perché non c'è niente da fare lì. Sono la quarta persona assegnata a guardare il panorama, perché non ho nemmeno il posto a sedere.
Questo vi fa capire che sono stato trasferito perché dovevo essere punito per aver osato denunciare l'anomala gestione della Croce Rossa Abruzzese da parte della signora Maria Teresa Letta, sorella di Gianni Letta. Mi sono chiesto più volte come potesse un ente umanitario come la Croce Rossa accanirsi così tanto su un dipendente, con ritorsioni di ogni genere, solo per aver fatto il proprio dovere. Mi accusano di aver infangato il simbolo della Croce Rossa. A quelle persone dico che non è così. Avere il coraggio di rappresentare quali sono le cose che non vanno all'interno dell'istituzione presso la quale lavoriamo non si traduce nello sporcarla, anzi nel volerla migliorare. Approfitto dell'occasione che mi è stata concessa oggi per invitare tutti coloro che stanno a trovare il coraggio di denunciare, proprio come ho fatto io. Solo così si ha la possibilità di migliorare le cose. Nascondendo le beghe interne significa essere complici. Cittadini onesti, uniamoci tutti, solo unendoci riusciremo a far funzionare la cosa pubblica, che è di tutti e non proprietà esclusiva di alcuni che ne sono a capo. Quello che vi chiedo è di non lasciarci soli, abbiamo bisogno di tenere i riflettori puntati sulla gestione della Croce Rossa, ma non riusciremo a farlo senza il vostro aiuto. Diffondete questo mio messaggio affinché arrivi nelle istituzioni competenti. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Grazie mille. Sono il maresciallo capo Vincenzo Lozito, dipendente del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Il 23 giugno presso il Tribunale di Roma ho un procedimento che mi vede imputato per calunnia a seguito del rilevamento e la denuncia di presunti illeciti commessi all'interno della Croce Rossa Italiana. Questo ennesimo provvedimento va a incidere molto sulla mia situazione finanziaria in quanto ha un costo notevole che va a sommarsi con gli altri due procedimenti che sono due ricorsi al TAR e un ricorso al Consiglio di Stato. Questo è una situazione che purtroppo comincia ad avere problemi nella gestione. Il mio appello è rivolto alla rete affinché vi sia qualcuno disponibile a sostenermi economicamente per affrontare questa situazione di giustizia e finalizzata ad ottenere soprattutto giustizia e trasparenza nella pubblica amministrazione. Chi volesse effettuare una donazione può trovare gli estremi o sul mio blog o sulla carta Postpay che vedete in sovraimpressione. Grazie a tutti per l'aiuto economico. Contro l'Italia che affonda ma in pista ma non decolla, le mani in pasta invischiate come dentro la colla. Questa è l'ennesima balla ma ormai non state più a galla, qui con la piccola barca perché lo scappa una palla. Ormai non c'è più rimedio, serve un pacifico. Le persone che appariranno in questo video fanno parte del movimento Amici di Beppe Grillo di Roma. Sulla nostra strada abbiamo incontrato una persona che da anni si batte per la legalità e la trasparenza sul suo posto di lavoro. Un ente pubblico pagato con i soldi dei cittadini. I nostri soldi. La Croce Rossa Italiana. È un militare. Parliamo del maresciallo Vincenzo Lozito che da tempo denuncia illeciti amministrativi da parte di Maria Teresa Letta, sorella di Gianni Letta. I fatti denunciati evidenziano una scorretta gestione della cosa pubblica. Così come riportato dal blog di Beppe Grillo il 4 maggio 2010. La battaglia del maresciallo Lozito è anche la nostra battaglia. È la battaglia dei cittadini onesti. Contribuisci anche tu al fondo di solidarietà per aiutare Vincenzo a sostenere le spese legali. Dovesse intervenire, faremo l'elenco di chi sono a casa con ricco stipendio.
libero mestiere che non fa più rock. Questo fra brevissimo. La serata si pronuncia la serata. Tra Comune di Chienego, in provincia di Vicenza, si trova questo complesso, 5 fabbricati per 3.000 metri quadri di superficie, tutto di stacolli. Che caso umane, ma che caso umane? 300 passa richiamati, io mi mandai a casa pochissimo. Perché? Perché la croce rossa è anche un buon scissage, un rinvergimento per il potere. Firmato Maria Teresa Letta, sorella di Gianni. I destinatari identificato il suo rapporto con alcuni dipendenti. Inizia a lavorare all'Aquila nel 2007, riscontra e denuncia ai vertici di Croce Rossa una serie di irregolarità riferibili proprio alla gestione di Maria Teresa Letta. Lei non metteva al corrente il direttore, lo vedeva autonomamente e di nascosto a fare qualsiasi atto, quindi non solo una stipula di un contratto, un pagamento, qualsiasi cosa, a noi non arriva mai, faceva tutto quando lei. Anche la dirigente regionale, Maria Rita Salvetti, scrive di essersi accorta casualmente di richieste di preventivi ordinata. Che la figura preposta al controllo amministrativo, alla gestione amministrativa, sia il direttore regionale. La direttrice regionale, Maria Rita Salvetti, che aveva sollevato questioni di legittimità, è stata messa in condizione di lasciare l'Abruzzo. Oggi è la direttrice del Friuli Venezia Giulia. Vincenzo Lozzito non si è limitato ad avvisare i suoi superiori e, non avendo risposte, ha inoltrato le denunce alle varie procure. Fino adesso ancora non ho avuto nessun riscontro a tutte le mie segnalazioni fatte alle procure, alla Corte dei Conti e quant'altro. Nel frattempo Maria Teresa Letta aveva più volte sollecitato il trasferimento del maresciallo Lozzito, adducendo come motivazione l'incompatibilità ambientale. Il colonnello Ridolfi provvede al trasferimento di Lozzito a 300 km da casa, anche se aveva di recente subito un delicato intervento a seguito di un infarto. Intanto, accusato di aver insultato i vertici e infangato il nome della Croce Rossa via internet, si vede recapitare dal commissario Rocca un provvedimento disciplinare di Stato. Sto andando in procura militare per avere l'interrogatorio per il reato di diserzione aggravata cui sono indagato. Si era presentato primo giorno di lavoro ad Assisi, in uno di quei centri militari che sbrigano poche pratiche l'anno, già descritti come inutili e onerosi. Ci sono soltanto 2 sedie per 3 impiegati. Lozzito non era previsto e soprattutto non serviva. La giornata lavorativa è finita, non c'è stata nessuna attività. Adesso termino e rientro nel mio camper per trascorrere la notte e domani mattina rientrare in ufficio. Volontario mangiandoli del parco natalizio, abbiamo chiesto un'intervista, ci ha risposto per iscritto. Ogni mia azione è stata dettata dalla volontà di aiutare gli assistiti della Croce Rossa ed aver spezzato una catena di malaffare. Sono oggetto di un attacco inqualificabile per essermi assunta la responsabilità di amministrare il Comitato Regionale d'Abruzzo espressamente autorizzata, viste le carenze evidenziate dai dirigenti. Quindi qualcosa nell'amministrazione evidentemente non funziona. Volendo può dirlo a suo fratello Gianni, visto che negli ultimi 8 anni 5 sono stati gestiti da commissari nominati dalla Presidenza del Consiglio, di cui lui è sottosegretario. Ritenevo che quell'ordine di servizio non fosse legittimo, quindi non ho rispettato quell'ordine di servizio. E quindi mi è stato fatto un provvedimento disciplinare. L'ho contestato, sì, è stato contestato, adesso il 31 marzo c'è l'udienza, quindi sono nelle mani del giudice. Ciao Maria Teresa, so io, la causa della tua acidità di stomaco, so io, ciao. Salve, sono il maresciallo Vincenzo Lozzito e mi trovo a Roma dove ho terminato finalmente il mio iter giudiziario. È finito l'incubo. Ieri, 25 maggio 2011, ho subito il processo dove ero indagato per calunnia.
si è risolto con la mia totale assoluzione perché il fatto non sussiste e immediatamente indagata la professoressa Maria Teresa Letta nello stesso processo. Oggi, 26 maggio 2011, presso la Procura Militare di Roma, ero stato indagato per diserzione aggravata e il giudizio di oggi è stato assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste. Finalmente la giustizia ha trionfato. Ho sempre confidato nella giustizia. Bene, ciao, ben trovato. Facciamo quel che si può, resistere. Ah, adesso devono resistere loro. Sempre che resistiamo, se hai bisogno facciamo un videin, fai manco il punto della situazione, se devi fare. Magari Paolo, assolutamente. Me arriva Paolo. C'è Paolo qua. Basta che ti metti in un angolo, fai un po' il riassunto della Croce Rossa, vediamo come siamo, perché ci sono anche episodi un po' piacevoli che stanno succedendo. Di mobbing, queste robe qua che Mario! Cioè, cosa non deve fare queste cose? Allora fai un videino, lo mettiamo adesso su. Adesso decide Fabio Facilli, adesso è formalmente indagato. Cioè, sì. Condannati! Cominciano a prendere condannati sulla sala. Da anni stiamo seguendo le vicende della Croce Rossa italiana e quindi del maresciallo Vincenzo Lozito, l'ormai noto maresciallo che ha denunciato illeciti amministrativi commessi dalla signora Maria Teresa Letta, sorella del più famoso Gianni. Nel post, per chi non conoscesse ancora la vicenda di Vincenzo, abbiamo linkato la sua storia. Oggi siamo di nuovo qua per raccontare l'ultimo accadimento a carico del maresciallo. Accadimento che ci ha lasciati a dir poco sconcertati. Come potete vedere dai documenti ufficiali allegati al post, la Procura della Repubblica di Roma ha richiesto al Presidente della Camera dei Deputati e al Ministro della Giustizia l'autorizzazione a procedere nei confronti di Vincenzo Lozito per il reato di cui all'articolo 290 del Codice Penale. E che cosa prevede l'articolo 290 del Codice Penale? Vilipendio alle istituzioni. E che cosa avrà fatto mai Vincenzo? Ha scritto dei commenti contro i nostri politici sulla sua pagina di Facebook! Ma sbaglio o su internet ce ne sono milioni di commenti di cittadini contro i nostri politici? E che commenti! Come mai tutta questa attenzione verso la bacheca Facebook di Vincenzo Lozito? Potrebbe esserci un nesso tra le denunce fatte da Vincenzo e questa particolare attenzione nei suoi confronti? Ma come voterà la Camera su questa storia? Staremo a vedere. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Capì che il trucco è tutto qui. Bene, ci siamo, mancano poche ore, in questi giorni si sta discutendo la riforma della Croce Rossa italiana. Si va verso la privatizzazione dei comitati locali. Questo è uno degli aspetti importanti. Che cosa significa? Significa vendere ai privati? Significa che i privati comprano la Croce Rossa? Basta con queste mistificazioni. Te lo diciamo noi che cosa significa? Significa vendere il patrimonio pubblico e regalare la Croce Rossa ai privati. Altro che ai volontari. Significa che i comitati locali diventano delle associazioni di diritto privato, quindi i proprietari di questi comitati sono i volontari. Volontari come questi, per esempio? Che per aver manifestato il proprio dissenso nei confronti della politica adottata dal commissario della Croce Rossa di Scarlino non hanno più la possibilità di accedere alla propria sede? Sono sicuro che aumenteremo la forza sul territorio e addirittura aumenteremo il numero dei posti di lavoro sul territorio, determinati a salvaguardare tutti i posti di lavoro. Questo è fondamentale. Commissario Rocca, come intende salvaguardare tutti i posti di lavoro, visto che l'articolo 3 della bozza del decreto prevede la riduzione del personale?
Ieri qualcuno raccontava che la Croce Rossa vuole perdere le convenzioni. No, la Croce Rossa non perde le convenzioni, semplicemente quando presenta le offerte costano il 30-40% in più rispetto agli altri soggetti. Non è vero che non vogliono darceli gli altri enti. Il problema è un problema di costi. Noi abbiamo raggiunto dei costi del lavoro assolutamente insostenibili. Come mai le offerte sulle convenzioni costano il 30-40% in più se Croce Rossa percepisce i contributi pubblici e fa ricorso ai volontari? Come pensa il commissario Rocca di abbattere il costo del lavoro senza licenziare o abbattere gli stipendi? Questa riforma è vitale per la sopravvivenza della Croce Rossa italiana. Per che cosa è vitale? Per adempiere a quanto previsto dall'articolo 5 della bozza del decreto, che prevede la cessione in uso gratuito delle sedi della Croce Rossa pubblica a dei privati, che prevede di poter rinunciare ad alcune donazioni modali, che prevede la vendita del patrimonio pubblico per regalare ai privati la Croce Rossa oramai risanata. Basta con i mestatori, basta con i funamboli, basta con i giocolieri. Chi sono i mistificatori, i funamboli e i giocolieri? Della Corte dei Conti allegata alla verifica dell'ultimo bilancio pubblicato, quello del 2004, il magistrato scrive: l'ente non è dotato di un inventario aggiornato. Data la cospicuità dei beni in gestione dell'associazione, appare necessario avviare una loro ricognizione complessiva per la predisposizione di inventari aggiornati. A 6 anni di distanza ci sarà un inventario? Ma è stato fatto l'inventario finalmente? Sì. Quando? È stato fatto sotto la mia amministrazione. Quindi lei ha l'inventario? Yes. Yes? Eppure dall'articolo 5 della bozza del decreto risulta che l'inventario non è stato ancora fatto, tant'è che il decreto stesso prevede che il commissario debba fornirlo entro 6 mesi dalla sua approvazione. Basta con i mestatori, basta con i funamboli, basta con i giocolieri. Chi sono i mistificatori, i funamboli e i giocolieri? Dal punto di vista gestionale una situazione pesante, perché c'erano molti crediti da parte di molte istituzioni. Quando io ho preso in mano la Croce Rossa c'era un certo caos dal punto di vista amministrativo, perché la Croce Rossa è un ente, se vogliamo, anomalo. Che è stato trovato dal punto di vista di casse la Croce Rossa quando è entrato? Con un grave problema di cassa con il nostro tesoriere, quindi circa 60 milioni di anticipazione da parte della banca. Ho ereditato una situazione molto molto difficile. Il rosso è stato il rosso di quanto? Il rosso è il rosso. In rosso? Eppure nell'articolo 5 della bozza del decreto si fa riferimento ad un'eventuale situazione debitoria. Dopo 3 anni di mandato, il commissario ancora non sa se la Croce Rossa ha un debito o meno. E se ce l'ha, a quanto ammonta? Commissario Rocca, a differenza di quello che lei dice, quello che emerge dal decreto che dovrebbe riformare la Croce Rossa è inquietante. 1. Risulta chiaro che al momento l'amministrazione non sa se esiste o meno una situazione debitoria, come si evince dal terzo comma dell'articolo 5. 2. Risulta chiaro che non si conosce l'esatta consistenza del patrimonio immobiliare, come risulta dal secondo comma dell'articolo 5. 3. Risulta chiaro che non si fa cenno a chi diventerà proprietario dei futuri lasciti e donazioni. A chi andranno? Alla Croce Rossa pubblica o a quella privata? 4. Risulta chiaro che l'amministrazione non conosce l'effettivo fabbisogno di personale di cui dovrà servirsi sia nella Croce Rossa pubblica che in quella privata, come risulta dal quarto comma dell'articolo 3. Di contro, risulta altrettanto chiaro 1. Che tanti lavoratori perderanno il posto di lavoro, come risulta dal comma 3 e 4 dell'articolo 3. 2. Risulta chiaro che non c'è certezza circa la ricollocazione dei lavoratori a tempo indeterminato in altri enti. 3. Che non ci sarà alcuna riduzione dei contributi pubblici che gravano sul già disastrato bilancio dello Stato. E quindi che questa proposta di riforma non produrrà alcun risparmio per le casse dello Stato. 4. Risulta chiaro che verrà dismesso una parte del patrimonio per coprire gli eventuali debiti
eventuali, come previsto dal secondo comma dell'articolo 5. 5. Risulta chiaro che la Croce Rossa potrà rinunciare ad alcuni lasciti e donazioni modali, come previsto dal secondo comma articolo 5. 6. Risulta chiarissimo, come previsto dal primo comma dell'articolo 7, il rinnovo del suo contratto fino al 31 dicembre 2012. E noi sappiamo che tra stipendio e rimborso spese lei percepisce 390.000 euro all'anno, 110.000 euro in più di quello che percepisce il presidente degli Stati Uniti d'America, Obama.